Lavoro sul 118, però in cerca di posto fisso. Quindi sei arrivata qua in Toscana? Sì, questa settimana qua, settimana scorsa altro concorso. Ci proviamo. In 13.000 sono arrivati in città alla ricerca del posto fisso e infatti l'Arezzo Fiere Congressi ad ospitare il maxi concorso per infermieri. Da dove vieni? Puglia, Bari precisamente. Perché sei qua ad Arezzo? È per tentare di passare almeno un concorso. L'importante è avere un contratto altrimenti terminato, poi non ci interessa dove stiamo. Si tratta della fase preselettiva. In 5 giorni si alterneranno così sui banchi i 13.000 laureati scienze infermieristiche provenienti da tutta Italia, 2.500 a sessione, 2 quelle al giorno. Allora, queste preselezioni sono 10 turni in questa settimana, quindi dal 22 al 26 di luglio. I candidati hanno una prova volutamente fatta su argomenti di scienza infermieristica, quindi affine alla loro professione. Da questa fase ammetteremo alle prove concorsuali vere e proprie 7.000 persone, cercando di avere una graduatoria di alcune migliaia di persone che sarà usata per i prossimi 3 anni da tutte le aziende sanitarie. 13.000 candidati fino a venerdì, la prossima settimana gli amministrativi e entro la prima metà di settembre nel complessivo 30.000 candidati, quindi un segnale importante anche per la città, per le hotel e l'indotto. Alcuni di loro hanno già esperienza di lavoro interinale o a tempo determinato, altri invece sono freschi di laurea. Io da Rutigliano, Bari, lavoro in una struttura privata vicino casa e quindi sperando di entrare in un ambito più, diciamo, che valorizza un po' la nostra professione. Speriamo. Cerca il posto fisso qua? Certo che cerchiamo il posto fisso, certo.